Salve ragazzi, oggi è il 7 gennaio, il giorno dopo l'Epifania naturalmente, e siamo qui in una località misteriosa che ve la dirò alla fine. Quello che voglio portare alla cronaca è una proposta del governo francese, una delle poche proposte sagge da parte del presidente socialista, che quindi vuole fare lo sproprio alle case sfitte della Chiesa. Finalmente uno Stato che si mette contro a una chiesa che non è soltanto una chiesa di religione, ma è una chiesa che in realtà è uno Stato vero e proprio per il loro prodotto interno lordo, per la loro ricchezza. Però speriamo che vada a buon fine, perché è giusto che se non hanno tante case, hanno dei patrimoni immobiliari, li rendono ad uso per le persone che non hanno reddito, per le persone che non hanno la possibilità di scaldarsi davanti a un camino o avere un letto in cui dormire. E quindi speriamo che vada a buon fine, che riesce a togliere, a espropriare a questa chiesa che è un cancro nella società, e che i clochard possano trionfare quest'inverno in una dolce casa come tutti noi ci auguriamo avere sopra la nostra testa. Tutto qui ragazzi, e proponiamola anche qui in Italia lo stesso, perché il problema esiste anche qui da noi ed è anche forse più forte di quello della Francia. Arrivederci ragazzi, siamo a Senigallia.